il mio canale, io sono EverdayGamer e oggi siamo tornati su Crystalize in compagnia di Ginetto. Sì, lo so, dovevamo andare a prendere i draghi di roccia su Aberration, però sinceramente oggi non mi sento al 100%, non ho tanta voglia di rischiare la pelle ogni 3 secondi su Aberration dove tutto vuole ucciderti. Quindi, visto che Aberration io la amo, la odio e la temo allo stesso tempo, ho deciso di fare un episodio un po' più tranquillo e puccioso su Crystal, perché oggi vorrei far accoppiare ad esempio le nostre iene e fare una piccola costruzione, tipo una piccola casetta per queste bestioline sbavose. Guarda che musetto sbaciuchino che c'hanno, guarda le piccine con quella lingua, vabbè, tutta appiccicosa. Ma prima di cominciare vorrei salutare Luca Dormeletti, Francesco99 e vorrei fare tantissimissimissimi auguri di buon compleanno a Lorenzo Razzano. Tanti auguri, anche se il compleanno è stato qualche giorno fa ormai, però tanti auguri anche se in ritardo. Dunque, allora, come potete vedere qua abbiamo lasciato un po' di spazio, cioè ho spostato le bestie perché di qua non si poteva praticamente più passare. Là ci sono i nostri Tilacoleo, i nostri Raptor. Oh, è vero, c'è ancora il para. Tutto solitario il Paratech. Pucciolo, ti giuro, ti troverò compagnuccio. Compagnuccio, cos'era? Compagnuccia, ti devo trovare una compagnuccia, ti giuro, la troveremo. Ovviamente l'idea per la casetta non è farina del mio sacco, come al solito l'ho presa da YouTube, fa dal fantastico Aaron, di cui vi lascio ovviamente il link in descrizione. Ok, allora, prima di cominciare vediamo quanto tempo ci vuole alla signorina qui. Altri 21 minuti, ok, perché ho perso tempo, mi sono resa conto che non stava registrando. Dannazione. Allora, dicevamo, direi di iniziare a costruire a chi. Lasciamo un po' di spazio da questo lato per passare tra una gabbietta e l'altra. Non mi piace chiamarle gabbie, però. Diciamo che le chiamiamo casupole, casette. Così, ok. E ok, perfetto. Ora dovremo piazzare i nostri pilastri e ci aiuteremo con la solita tecnica del fondamenta messe qua così. Aspetta, se riesco a beccare la quadra. Ok. Oh, perfetto. Così. E così. Così sul bordo deve stare. Sì, sì, mi sa di sì. Stessa cosa da questo lato. Fondamenta. Pietra. 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 Ok. Ora invece i pilastri in legno dovrebbero essere 1, 1 e 2. E di qua di nuovo 1. Stessa cosa per di qua. 1, 1 e 2. E 1 per di qua. Yeah. Poi fondamenta di qua. Fondamenta di qua. E di nuovo pilastro in pietra qui. E pilastro in pietra qui. Se me lo piazzi però, Ark, grazie. Poi piazziamo un pilastro qui, un pilastro qui, molto molto bene, con sempre solo uno in legno. Sì, mi sembra che stia venendo bene, dovrebbe essere così, perfetto. Ora ci servono le pareti e iniziamo a circondare il tutto, cioè a chiudere un po' la struttura. Mi scoccia un pochino che non abbia, cioè nel progetto originale, diciamo così, non ci sia un'uscita qua dietro per andare per di là. Però vabbè, non importa, ce ne faremo una ragione, sopravviveremo anche senza. Oh sì 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 sì, ci piace molto. Aspetta 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 aspetta, che io mi sono già dimenticata di prendere il tempo per vedere quanto manca per la bestia. 18 minuti, 18 minuti, ok, dai, vediamo se riusciamo a finire la casetta prima che nasca il cucciolo, così ce li piazzo subito dentro. È perfetto, sarebbe perfettissimo. Sarebbe perfettissimo se Ginetto non ci morisse di sete ogni 30 secondi. Allora, un'altra paretina dovrebbe andare qui, così. E un'altra, no, aspetta, l'altro lato, no. Così, no, 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 no. Così. Sì. Sono dritte. Secondo me una è più avanti dell'altra, scusa. No. No, 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 sembrano dritte. Ok, 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 sembrano dritte. Allora, adesso qua mettiamo. A che distanza? Penso sia a distanza tra di una fondamenta. Tipo uno. No. Due, no, due. Ok. E tre.
È giusto, mi sembra un po' poco il passaggio qua. Però vabbè, non importa, io mi fido del video, mi fido di Aaron e quindi seguirò le sue istruzioni passo passo. Ok, vediamo di mettere adesso i separé tra quelle che saranno tipo una stalla e l'altra, come un alloggiamento e l'altro, ecco, delle iene. E un altro a chi? Mi sa che ci saranno fin troppi posti in realtà per le bestioline qui. Quindi forse sarà il caso di farle accoppiare più volte. Così almeno possiamo riempire ogni anfratto di questa casetta. Va bene, ora ci pensiamo, poi magari ci mettiamo un po' di facoceri, che so io. Poi vediamo di fare così e questo, no, l'altro, perfetto. Così, benissimo. Dovrebbe essere, è abbastanza semplice come costruzione alla fine. Dai, non è troppo complicata, nel senso c'è stato di peggio, ho visto di peggio. E stessa cosa così e così. Ok. Ripetiamo anche dall'altro lato. Yes. Allora, dietro riempiamo di finestrelle belline, che è giusto arieggiare un pochino l'ambiente qui. E due ringhierine per così e aspetta e per così. Ok, sì, dai, prende forma. Ok, ora sarà divertente perché dobbiamo piazzare i tetti. Io voglio proprio vedere se riesco a piazzarli senza fare danni come al solito. Sì? Ok, non compenetrate male, per favore, come è successo l'ultima volta. Ok? Sì! Ok, mi sembrano dritti! Mi sembrano stranamente, incredibilmente dritti! Yeah! Poi, allora, nel video lui mette... Riempie tutto di cose di paglia, di pareti di paglia per riuscire a piazzare questi e c'ha ragione, perché in effetti senza quelli non si riescono a piazzare, ok? E poi dovrebbe essere una cosa più che altro decorativa, però non importa, noi la facciamo lo stesso, perché voglio seguire appunto il video passo passo, le istruzioni per bene, come bravi bambini. Quindi dovremmo mettere uno per così e uno per così. Ok, e mo si distrugge tutto, che peccato. Anzi, che distruggo, raccolgo, che non si sa mai che può servire per altre costruzioni. Yeah, che bellino che è. A parte la cacchina di Ginetto qua, aspetta, raccogliela. Ok, oh, che bellino che è. Allora, dovremmo fare la stessa cosa anche qui. Però qua ce lo fa fare, non so per quale strano, oscuro mistero di Ark. Però non importa, probabilmente perché abbiamo già piazzato quelle davanti. Non lo so. Ark, i suoi misteri e le sue magie. Allora, togliamoci la cacca dall'inventario. No, aspetta, ho sbagliato, baule. Dicevo, togliamo la cacca dall'inventario. E adesso dovrei piazzare... sì. No, devo salire sul tetto. Se no non me li fa piazzare, Cribbio. Mi serve una bestia volante. Una bestia volante non troppo grande. Aspetta. Le mandrie mie bellissime. Dove sei? Vieni qua. Aspetta, non ci capisco una mazza. Vorrei uscire. Ok, da qua. Perfetto. Ok, atterrami qui, Lilla. Vediamo se così riesco a piazzarli come li piazza lui. Ovviamente no. Ovviamente no, perché non ne ho idea. Oh, ecco, così. E così, ah sì, ok, erano i tetti che dovevo mettere. Che gnubba. Io stavo cercando di mettere le mezze pareti di pietra triangolari, diciamo. Aspetta. Che di nuovo, questo è totalmente inutile, puramente decorativo, però mi piace assai e quindi lo facciamo pure noi. Vai, piccola limantria, vola di nuovo nella tua tana. Statene lì buona. Ah, e ora come chiudo là sopra? Che fastidio. Ah, ce l'ho fatta. Ok. C'è stato un po' un casino, però ce l'abbiamo fatta. Oh, sì, dai, guarda che bellina. Ginetto, tu c'hai sempre sete. Hai rotto l'anima, hai rotto l'esistenza. Tesoro, qua come siamo? Che punto siamo? 8 minuti, solo 8 minuti. Ok, dovremmo aver quasi finito. Dovremmo essere addirittura d'arrivo. Aspetta, fammi piazzare questo a chi, ok?
Allora, un pochino di rampe qui. 1, 2, 3, 4. Ok. No? Non sclerarmi male il gioco. Ah! Ok! Dai, è finita! È finito, l'abbiamo fatto! Yeah, guarda che bellino che è! Mi piace moltissimo, mi piace moltissimissimissimo. Certo, allora io qua nelle basi invece di mettere le pietre avrei messo le fondamenta di paglia, ma solo perché mi sanno più di stalla, di giaciglio per bestie, non lo so. Però vabbè, non importa, è carino anche così. Ok, adesso aspettiamo che nasca il cucciolo. Oh, che bello, dai dai, abbiamo fatto anche in fretta. 7 minuti, perfetto, forse c'ho il tempo di un caffè. E per rendere un po' più movimentato l'episodio, mi sa che ce ne andiamo sull'isola laggiù, dove ci sono un po' di bestioline interessanti che vorrei catturare. Magari troviamo anche la compagnuccia per il nostro parasauro. Scusate se non siamo andate su Aberration per l'ennesima volta, chiedo perdono, ma ripeto, non mi sento proprio in vena di andare a morire su Aberration. Oggi non ne ho voglia, sono successe un po' di cose bruttine in questi giorni, sono triste, sono in depression totale, avevo bisogno di un po' di pucciosità e quindi ho voluto far nascere un po' di cucciolotti bellini bellissimi. Ok, abbiamo aggiunto le ultime due cosine che erano le ringhierine qua, ci eravamo dimenticati, ma vabbè. Tra l'altro la registrazione continua a saltare, quindi io non so come riuscirò a fare il montaggio di questo video, perché non ho capito per quale assurda ragione ogni tanto il programma smette di registrarmi il video. L'audio continua, per carità, ma il video così no, facciamo che ogni tanto sì, ogni tanto no. Vabbè, non importa, comunque... Nel video originale della costruzione di questa stalla per iene, non mi viene il nome di stalla, di cuccia, la chiamiamo la mega cuccia per le iene, e veniva il tutto abbellito con delle torcine qui ai lati, con un enorme teschio di T-Rex qua in alto, però io non ho voglia di fare tanto la gradassa, il teschio del T-Rex me lo posso anche risparmiare, e per ora la lasceremo così, ci dovremmo più che altro ricordare delle mangiatoie. Anche per questi culoni qua, queste bestie schifose che cagano come dei porci, perché in effetti sono un po' porci. Soprattutto gli dobbiamo fare la casetta, perché sono veramente tanti, veramente, veramente tanti. Ciao, tu mi è nato un cucciolo. No, è una cacca, non è un cucciolo, è una cacca. Il cucciolo arriva tra 5 minuti, poco meno di 5 minuti. E Ginetto c'ha sete, ok. Ginetto, non ti sto sopportando veramente più. No, davvero, comunque, ho appena finito di dire sono un po' così, sono un po' triste, sono un po' giù, sono un po' in depression. E anche, ci smette anche il programma che non mi registra. Qualcos'altro, non lo so, vuole arrivare un giga livello milione che ci distrugge tutto, ci ammazza tutti. Non lo so, Ark, fai un po' come vuoi, non venirmi incontro, mi raccomando. Mentre aspettiamo la nascita del cucciolo qui, mi avete ricordato, cioè nei commenti, nei giorni scorsi, mi avete ricordato che su Scorched Earth dovremmo poter, oltre a prendere la mantide, perché qua il vermone non c'è, e dovremmo riuscire a prendere anche la fenice, che in effetti non c'è su nessun'altra mappa. Sì, potrei installare delle mod per avere la fenice anche su Crystal, però sinceramente, no, dai, un giretto su Scorcher mi sa che ce lo facciamo. Non con Ginetto, magari andiamo con Ginetta, che poverina è sempre reclusa nel buio di Aberration. Magari la portiamo a prendere un po' di sole, si abbronza poco poco su Scorcher. Ah, ma tipo, prima che nasca la bestiolina, andarci a prendere un po' di carne. Aspetta, fa vedere se c'è... Tu ne hai carne? No. Tu ne hai carne? Poca, poca roba. Qua ci sarà carne, non penso, perché i facoceri saranno mangiati tutto. Invece ce n'è un botto. E invece ce n'è un botto perché i facoceri li abbiamo allontanati. Ottimo. Ottimo, ottimo. Mamma mia, i facoceri, non faccio in tempo a riempire le mangiatoie, che di solito si sbaffano tutto. Ah, manca un minuto e mezzo. Facciamo che prima di dimenticarci, perché poi l'emozione del cucciolo mi fa dimenticare, vorrei disabilitare l'accoppiamento, ragazzi. Così, per evitare sorprese come al solito, che poi ci muore gente nella base, ci sono i fantasmi e non mi va. Ah, manca poco, manca poco, manca poco. Poi giuro, appena finisco di registrare... No, non cagare adesso, dai, no. Ah, sta mangiando, ok. No, speravo... Cioè, temevo che cagasse adesso prima di fare il cucciolo. No, dai, che brutto. Dicevo, appena finisco di registrare l'episodio, devo assolutissimamente capire perché ogni tanto mi salta la registrazione. Devo aver toccato qualcosa io, come al solito faccio danni. Che sono molto, molto gnuba. Pochi secondi, pochi secondi, pochi secondi. Dai, cucciolo di Ienide, vieni qua. Eccolo, cucciolo. Ciao, bellissimo, che tenerezza infinita. Aspetta che ti imprinto. Sì, ciao, bello. No, vabbè, ma è adorabile. Aspetta, ti do pappa. Ti do pappa, magna. Mangi carne, vero? Cioè, non è che ti nutro con le coccole. Ti devo nutrire a carezze. Oddio, cosa mangia? Perché non sta mangiando? Non sta mangiando. Ah, ok, 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 sta mangiando, sta mangiando. La carne gli va bene, perfetto. Oh, com'è piccolino, piccolino. Vieni, cucciolo. Fatti vedere. Vieni un po' più in qua, seguimi più di qua. Oh, muore.
No, vabbè, la tenerezza di questa creaturina. Aspetta che facciamo qualche foto per Instagram, che sei troppo bellino tu. Ma quanto è minuscolo! Ma quanto è minuscola sta creatura, guardalo! Cioè, scusa, in confronto a Ginetto come mi sei? Oh, piccolino, piccolino, dolcezza infinita. E guarda come corre, no vabbè. Allora, io il nome per questa creaturina mi è stata appena suggerita dalla regia. La chiameremo Pippi. Ora vi dico anche perché. Pippi, eccolo qua, perché abbiamo da poco adottato una cagnolina che è uguale, cioè vabbè, a parte il colore ovviamente no, però c'ha il crestino dietro tutto riccio, proprio tipo iena, ma soprattutto quando corre, lei corre così, cioè come corre, no aspetta, ora non sta correndo, perché non mi siede più, non mi segue più? Ciccio, mi segui? No? Seguimi. Ecco, lei corre esattamente così, con le orecchie che si muovono in questo modo. La tenerezza di questa creaturina. Oh, guarda che bellino che è. Il musetto è uguale, a parte i denti che gli escono in maniera un po' cattiva. Per il resto è uguale alla mia cagnolina. Allora, il nostro piccolo cucciolo di iena finalmente sta crescendo. Non ha più bisogno di noi, perché vedo che si sta nutrendo dalla mangiatoia. Ciao piccola Pippi, che tra un po' non assomiglierà più a Pippi, ma non importa. E direi che ne possiamo andarcene su quest'isolotto a catturare un paio di bestioline. Semplici, semplici, ragazzi, semplici, semplici. Sempre per il solito motivo che oggi proprio non è giornata, non ne ho voglia. Cioè, nel senso, per carità, sì, ho voglia di giocare su Ark, ho voglia di fare tutte queste cosine belline belline, stare in compagnia di Ginetto, però non ho voglia di strepparmi troppo, perché sennò sclero male. Allora, qui c'è un raptor, no? Io vorrei prendere... un, oltre al Paratech, che dobbiamo prendere la compagnuccia per il nostro para, vorrei prendere un pachirinosauro, che c'ho l'albero davanti, non vedo il livello. Questo è bianco ed è bellissimo, ma è un livello schifo, quindi no. Peccato, è carino, aveva dei colori così delicati. Per catturarli penso che li acchiapperemo con Cripto e poi semplicemente ce li portiamo in quella vecchia gabbia laggiù che avevamo costruito per il grifone, sperando che non passino in mezzo. In effetti non mi ricordo quanto avevo fatto largo, quanto era lo spazio tra una colonna e l'altra. Vabbè, qui abbiamo anche un Paratech, fammi vedere. Sei un maschio di livello, scusami, aspetta. Livello 100 giusto, che carino. Tu sei un triceratopo, un pachi. No, un pachi di un colore bellissimo, rosa, violaceo. Ma sempre livello 13, ma perché? Ma perché livello 13 quelli con colori più bellini? Aspetta che qua c'è un para che si sta infossando male. Dove sei? Però è tutto ferito. Ah, è una femmina 64. È una femmina 64. Quasi quasi, perché no? Perché no? Dove è andata? È lì in mezzo ai cespugli, ok. Senza ucciderla. Riesco a prenderlo il para? Ora mi sorge il dubbio se il para riuscivamo a prenderlo con Cripto. Sì, decisamente sì. Però io ho paura di ucciderla questa. Cioè, feritina. La vedo un po' tanto molto feritina. Vabbè. Oh, piano piano la nostra base qua prende forma e ci sono tutte le casette per tutte le bestioline. A molte sono ancora senza un tetto sopra la testa, però vabbè, provvederemo col tempo. Oh, e poi un'altra cosa suicida che voglio fare, voglio di nuovo provare a prendere le uova di viverna, perché mi sa che ci mancava o un maschietto o una femmina, un chamber, non mi ricordo. Allora, vediamo se riesco e soprattutto vediamo se tu ci re... No. Para, no. Se io dico che tu devi entrare, tu entri. Para, non mi far girare. Aspetta, siamo incastrati. Siamo incastrati, però il para c'è. Ok, perfetto. Il para c'è e non esce, mi sa. No, non è vero, bugia, esce? No, non esce. Non esce, quindi in linea di massima non dovrebbero uscire neanche i pachirinosauri. Perfetto. Allora, vediamo intanto di dare due schiaffi a questo. E poi andiamo a prenderci i pachi. Ma, Ginetto, scusa, tu sei mezzo compenetrato con il terreno? No, eravamo solo in una buca, perfetto. Speriamo di non ammazzarlo.
Cioè Ciccio, scusa, ti ho messo nella gabbia, ma giusto perché non ho voglia di correrti dietro. Cos'è, un livello 64? Vabbè dai, 64 non è male, per carità, è un para, non è che ci facciamo niente, però. E ci va giù, buonanotte, perfetto. Io mi sa che non ho cibo, aspetta che lo vado a pigliare subito. Tatto, mangiatene almeno uno, così siamo tranquilli che si addormenta, che rimane addormentato. Gli vado a prendere pappina e poi andiamo a prendere i pachi. Il pachirinosauro è decisamente meglio se lo portiamo nella gabbia per addomesticarlo, perché quella bestiolina tanto carina e cucciosa rilascia delle specie di feromoni che quando noi lo colpiamo praticamente fanno in modo che tutte le creature nei dintorni ci odino e ci attacchino. Cioè tipo anche Dodo, capito? Cioè, vorrei evitare di essere uccisa da una mandria di Dodo. Sarebbe una cosa molto triste. E siamo già al 57, perfetto, per fortuna. 65! No, vabbè, fantastico. Il para ci mette veramente pochissimo. Sono molto molto felice di questo. Spero ci metta tanto poco anche il Pachi. Sono già pronta con la sfera Poké. Appena domesticato lo metto subito nella sfera Poké e andiamo a prendere il Pachi veloci, 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 veloci. Sono tanto carini. Mi devo anche fare la sella, peraltro, di quella creaturina. Non l'abbiamo fatta. Vabbè, non importa. Tanto abbiamo la base qui, ovviamente. Eccocelo, eccocelo, ciao, sei anche molto carino di colori, intendo, tipo un po' dorato, un po' argentato, vabbè. Pronti via, andiamo a prendere il Pachi, yeah! Oh, che episodio tranquillo, a parte registrazioni che si bloccano, lag varie, eccetera, a parte questo, dai, è abbastanza tranquillo, mi sento molto più rilassata, oh, che bello. Guarda Cici, ti ho trovato compagnuccia, guarda, ta-da, guarda che bellina che è. Sì, vabbè, come presentazione gli caghi in faccia non è proprio il massimo. Però, vabbè, non importa. È molto bellina, te l'assicuro. In realtà è una parasaurina per bene. Ops, abbiamo schiacciato il cucciolo di Iena. Vabbè, dettagli. Povera Pippi. Allora, dicevamo, un Pachi di livello. Questo che è incastrato qui, quello rosa. Abbiamo già detto che è livello schifo, quindi no. Però qua in zona dovrebbero essercene tanti. Guarda i tech! Guarda quanti tech! Ascolta, io voglio giusto fare una prova. Voglio vedere la bestia già che è incastrata, così non rompe neanche troppo l'anima. Le voglio sparare un paio di colpi e voglio vedere se rilascia effettivamente i feromoni per cui è famosa. Ciao Pucciola. No, però è troppo bellina. Ma così così me la prendo lo stesso questa. Beh, è carina, è un colore bellissimo. Guarda, guarda, guarda. Rilascia, però non c'è nessuna bestia che ci attacca nei paraggi. Oh, peccato, volevo vederla in azione con tutte, tipo il parasauro che mi attaccava la viverna. Sarebbe stato molto divertente. C'è un ovetto. Un ovetto che si muove, peraltro. Ma... ah no, ma non è un ovetto. Ah no, pensavo... è una formica. Ok, basta, la smetto. Mi sembrava un ovetto, ho detto si muove, si sta per schiudere. Invece no, era una formica tutta rossa. Vabbè, dettagli. Magari tipo cambiare gli occhiali, eh? Potrebbe essere una buona idea. Questo è un triceratopo, niente. Dai che era pieno di pachi qui. C'è un tapigiara, c'è un tapigiara. Aspetta, 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 aspetta. Fammi vedere il livello, tapi. 83. È un 83. Dannazione, però non ne ho voglia. Che questo mi sclera subito. Ma guarda, sta andando anche il raptor a rompergli l'anima. Vabbè, finito, niente, se n'è andato. Ok, perfetto, così non ho più la tentazione, ottimo. Quando Ark ti viene incontro, vero? Lì c'è un pachi. Lì c'è un pachi di un colore abbastanza anonimo. Però che tristitudine. Vabbè, fammi vedere un pochino. Un 58 femmina. Un 58 femmina. Quasi quasi, lo sai che mi va bene. Ma ti dirò, mi vai più che bene. Guarda, vieni con me Cicci. Aspetta, è un triceratopo un pachi questo? Non lo capisco. No, un pachi, un pachi, un pachi. Fammi vedere questo, fammi vedere questo. Sempre di un colore anonimo. Un maschio 87. Abbiamo la coppia laggiù. Aspetta, aspetta, aspetta. Vedo altra roba che si muove là. No, quello è un triceratopo. Ok, niente. Ah, qui c'è il maschio. Vabbè, torno a prenderti. Te lo giuro, torno a prenderti. No, il maschietto è bellino. Femminuccio un po' di livello. Però, che altro che colori anonimi.
gli altri erano più bellini, c'era quello tutto bianco, quello viola, solo che erano di livello un po' schifo. Che peccato, che peccato. Molto piano. No, 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 l'ho presa malissimo. L'ho presa tanto, tanto malissimo. Aspetta, rifacciamola. Dai, dai, c'è. C'è, sì, c'è, perfetto. Ma non è che se rilascio i feromoni mi attacca anche Crypto, no, vero? Cioè, in teoria quelli addomesticati no. Ciao Cicci, scusa. Porta pazienza, porta pazienza. Tu non esci tanto, vero? No, non esce. Però se la prende molto. C'ho anche il sole in faccia. Ciao Cicci. Ma che bel musetto che c'hai. È dolcissimo. Aia, aspetta, aspetta. Aia, aia, aia. Scusa, aspetta. Esagerato come sei esagerato. Stavo dicendo che c'è un bel musetto. C'è bisogno di arrabbiarsi così, voglio dire. Si è detto che fai schifo, potrei capirlo. No, non ti muovere. E guarda, 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 guarda. Tanto non c'è nessuno che ci può attaccare qua nei paraggi, spero. Ok, e ci è andato giù. Come sei con il torpore? Ah, il torpore scende un po' tanto in fretta. Aspetta che ti vado a prendere, papà. Rapidi, rapidi. Potevo anche metterli tutti e due nella gabbia e sparargli insieme. Però ovviamente no, perché non ci ho pensato prima. Vabbè, non importa, piccoli dettagli. La Pippa quanto gli scende in fretta al torpore. Non mi posso muovere da qua io praticamente. Oh, era meglio se li prendevo tutti e due insieme. Dannazione. Vabbè che sappiamo già dov'è l'altro. Ascolta, lo imbottisco di narcotici. Vai, prendine un botto e andiamo a prendere l'altro. Tanto sappiamo già dove cercarlo. Quindi in teoria non dovrebbe, cioè, svegliarsi nel frattempo. Facciamo in fretta, io spero. Crypto, se ci diamo una mossa un po' più veloce, no? Sa che gli dobbiamo aumentare un po' la velocità di volo anche al ciccino qui, Qui c'è gente che litiga, ma chi sono? No. La sagra del brontosauro! La sagra del brontosauro! 1, 2, 3, 4, 5... vabbè! No che mi lagga il gioco, no che quando ci sono questi grupponi di bronto mi lagga sempre il gioco. Mamma mia, quanti! Vabbè, ok. C'è un piccolo problema di spawn qua, mi sa, La butto lì. Dov'è? Era qui l'altro? Dov'è? Sì, è lui? È il maschietto di livello 80 qualcosa? Livello 87, yes! Veloce Cicci, perché si sveglia la tua compagna con una velocità assurda. Cioè, è il limite del legale, io direi. Sì, sembra stia ancora dormendo. Forse gli abbiamo dato fin troppi narcotici. Ok, rallenta, 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 molla. Molla e non c'è? Non c'è? 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 Non c'è? Non c'è? Non c'è? No. No, Ginetto, no. No. No, mi rifiuto di darti da mangiare adesso. Cioè, non puoi sempre nei momenti culmine. E c'è, dritta, dritta, dritta. Proprio, ok, ora puoi mangiare. Sta anche facendo notte. Ah, non ci vedo tanto bene. Aspetta, fammi andare dall'altro lato che qua c'ho il sole in faccia. Ah, che fastidio. Ciao, dove sei? Ciao. Prenditela pure con le mie pareti, non è un problema. Ma guarda che bellino che è. C'è un cosetto proprio adorabile, adorabile. Aspetta, 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 dove sei? Qua. Non uscire, non uscire. Ma guarda che bellino che è, mi piace tantissimo. Questo alla fine è un verde chiaro chiaro. Non è male come colore. Ah, non mi spruzzare quella roba addosso. Dai, che schifo. Tu come sei a torpore? E la Peppa come scende? E la Peppa come scende? Mangia. Bevi tutti i narcotici possibili e immaginabili. Porca miseria, come le scende in fretta al torpore a sta bestia. Spero di averne altri su Crypto, altrimenti non mi bastano per quest'altro. Cicci, Cicci, no, 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 no. Vieni pieti qua. Puoi venirmi per qua? Ok. È inutile che continui a spruzzare quella roba. A parte che non ci vedo una cippa. Dannazione, non spruzzarmela in faccia.
Che schifo, che schifo. Dove vai? Dove vai? Resta qui. Ah, e c'è svenuto uno a fianco all'altro. Oh, ma guarda che bellini che sono, che tenerosi. Uno a fianco all'altro, dolcissimi. Questo sta ancora emettendo feromoni. Vabbè, dettagli. Non è normale che vi scenda così in fretta il torpore, ragazzi. Non è normale, ve lo dico. Ah, meno male ci abbiamo altri narco qui. Aspetta che te li do tutti. E dobbiamo andarne a prendere altri, sicuramente. Perfetto, ok, ok, ok. Allora, li abbiamo imbottiti di narcotici. Andiamo subito a prenderne altri. Tanto sta facendo anche notte. E come al solito, culo vuole che siamo proprio dietro casa. Perfetto, perfetto. Allora, la nostra femminuccia si è addomesticata durante la notte. È salita a un bel livello 86. E l'altro dovrebbe essere addirittura d'arrivo. E si sta anche per svegliare. Cos'è, 98? Dai, non farmi usare altri narco. Te ne do due. Giusto, simbolici. Dai, ti prego, 98 e 9. Grazie, Ark. 98 e 9, ok, perfetto. Ci abbiamo anche loro. Oh, che bello. Allora, facciamo una bella cosa. Una la mettiamo nella sfera Poké. Bene, cosa ti avevo lasciato nell'inventario, Cici? Ah, cibo, ok. E l'altro io direi che cercherò di farmi seguire l'occhio a poco con Crypto, così non devo aspettare che una delle due sfere... dai, Lillo, ce la puoi fare. Credo in te. Credo in te, ce la puoi fare. No, non ce la fa. Va bene. Vediamo se riusciamo a prenderlo. La vedo molto difficile, sinceramente. Aspetta, aspetta, aspetta. Proviamo per di qua, proviamo per di qua. Forse riesce a girare, riesce a girare. Ce la fa, ce la fa, ce la fa, ce la fa. Dai, dai, puoi farcela. Dai, c'eri quasi. Ah, come sono intelligenti le creature su Ark, eh. No, no, cade, 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 ce l'ha fatta a seguirmi, io stavo girando. Aspetta, Cicci. Ah, meno male, non si è fatto niente, giusto? Se non stiamo cavalcando, in teoria non si fanno nulla. Allora, aspetta, aspetta, non te muovere. Non te muove, ok. E lo acchiappiamo così. Perfetto. Oh, così non devo aspettare il tempo tra una sfera poche e l'altra. Benissimo, eccoli qua i nostri pochi. Che carini che sono, peraltro. Aspetta, ok, ecco anche l'altro. Caga in faccia, giustamente, come sempre. Ah, non vi vedo benissimo perché siete contro luce. Però siete bellissimi. Vediamo di farci la sella. Mi fate passare, però. Ah, non la devo fare qui la sella. Me la devo fare a chi? Ah, cos'è che serviva? Pelle, legna, fibra, c'ho tutto. Uno e due, perfetto, ci abbiamo tutto, meno male. Molto, molto, molto bene. Dove siete? Dove siete? Dove siete? E se luce anche per te. Aspetta, ma mi ha già fatto un ovetto? Cioè, tizi, vi ho appena messo uno a fianco all'altro e questa mi ha già fatto un ovetto. Ok, va bene, perfetto. Oh, com'è lento. Com'è lentissimo. Subito, velocità di movimento, subito. Forse è anche pesantuccio, però. Aspetta, lo liberiamo di un po' di peso. Così va un po' meglio. Ma mica tanto meglio. Oddio, no, vabbè, ma no, non li useremo mai. Cioè, sono lenti da morire. Fa vedere la raccolta come siamo. Va bene, vi abbiamo preso per bellezza praticamente. E così feromoni? Sì, così feromoni. Oh, che carini. Va bene, ragazzoli, allora per questo episodio io direi che la finiamo qua, perché non ho intenzione di andare in giro col Paki. È veramente di una lentezza disumana, quindi no. Mi raccomando, lasciate un bel like se il video vi è piaciuto. Fatemi sapere cosa ne pensate nei commenti. Iscrivetevi al canale per non perdervi i prossimi video. Noi ci vediamo nel prossimo episodio. Baci e abbracci a tutti. Ciao, ciao. Buongiorno. Guarda che bellino il cucciolo di Iena, sembra Pippi. Guarda come corre. Guarda che bellino che è. Uguale. Guarda che bellino. Guarda come corre. Voglio vedere di fianco. Che puccioso che è. Gli posso anche dire di sedersi. Aspetta, chiamalo Pippi. Chiamalo Pippi. Siediti. Sei seduto? È
Puoi mettere la foto? Ah, no, forse quando è cucciolo non si galleggia. Siede. No, ho capito. Sto no, no, sto ancora registrando, ma poi lo taglio. Ogni tanto lo mettevo quando c'era lui che mi interrompeva. Guarda, allora gli dico siediti e si siedono, pugge di scudino. La zappa, infatti. Sì, ogni tanto sì, quando gli do da mangiare. Guardala! Quando cerca di salire.